deformazione di un cerchio normale in tubule. Ah, da ripresa pure Si la faccia. compra la cameratella 24, basta quella la 24, più piccola del 26 del cerchio. Si infila la valvola qua dentro della camera d'aria, vedete al contrario, vedete bene. Si mette subito la rondellina, così non scappa via, no? Per riprendersi incastra qua sopra. Essendo più piccola, non è proprio a pressione, no? Abbiamo questi fatti da una gonfiatina. Allora, al centro bene della riga, vedi? C'è la riga questa qui, si cerca di mettere più dritta possibile. Tu ci vedi, ma tu stai vedendo la male, perché c'è un operatore che è ciecato, e tu è un po' ciecato. Si chiama Titano, assolutamente. Una volta che avete messo, è tutto dritto, mezza gonfiata, potete anche andare in giro così. Si prende un paio di forbici normali, nella riga centrale, questa qui, si buca, si taglia. E si buttano i soldi dalla camera d'aria. Se guarda sempre, questo è uno che non ci crede, quello che non ci crede, no? Però basta, se non fa vedere tutto filmato, fa vedere la ruota finita. No, questo è, vedi, non ci crede. Se rubano il brevetto, Fierro. Ma già ci sta, già lo fanno. Secondo te l'ha visto lui? Mi sfugge niente. C'è tanto tempo libero lui, capito? Io per fare risparmio a questa, capito? Sì, lui c'ha tanto tempo libero. Non risparmio mica tanto, sai quanto mi costa. Ah. Te pensi che è finita qui? Io so che non è finita qui. La cena a base di pesce, oh, la vede che roba. Ah, voglio vedere. Non bevi, saluto. No, io non finisci qua. No, se no con il gusto a vederlo su internet, no? Con gioso. Ok, si è fatta, vedi. Poi si prende e si vede qua la buco della valvola. Si gira così. E ha sprecato una camera d'aria. E cominciamo a infilare un po' così. Questa è la parte un po' più difficile, eh? Vabbè. La camera d'aria un pochetto fa resistenza, no? La devo sbordare sempre le due parti. Spostare la camera d'aria sempre dalla parte di qua e dalla parte di là. Infila ne uno così dopo. Perché è facile. Adesso chi ha pressione deve andare a fondo. Aspetta, lascia. No, perché si è incastrata qua su. Islo, Ecco. No, non mi dire a questo. Che è andato troppo di là, sta messo. Vabbè, ma ci sta, eh. Sì, basta che... Se entra dentro la gomma, ci sta. No, ti fa vedere anche le difficoltà, va. Certo, è che ti fa vedere subito. Ha la facilità. Ecco qua, guardate qua,
Adesso questo qua, anche, luce, anche senza liquido, si svira la valvolina, no? Con una semplice pistola. Buona che scoppia. Ecco qua, questo è già il lavoro quasi finito. Adesso, prima di, può andare anche così, si potrebbe anche utilizzare una bomboletta, si tira dentro, dopo sgonfiata, e non dovrebbe riprendere a bere. Allora, si risgonfia tutto quanto, che c'è da mettere dentro il lattice, per la sicurezza, no perché non perde, questo non perde, perché essendo tubeless non perde. Se è una gomma normale, andava a mettere il lattice che andava a tappare tutti i cuori. Adesso mo, si prende un normale cacciagomme, no? appena si alza, non un normale, uno buono cacciagomme buono, piccolo maglietto. Ce ne mettiamo anche un altro. Ah, lì c'è proprio il libro, sì, non basta qui, non basta qui. Ci mettiamo qua perché se no si imbatte non vede. Non ormai si linga con il liquido. Guarda a me, se andate in linga. Ci metti 30. Questa è una gomma da 2,30. Ci hanno 3 di questi. Minimo 30, la sessantina ci andava. Saluto. Trova, aspetta. Me ne vado che non lo faccio vedere il video, finito io. Poi non lo vedi. La cosa è lunga ancora. No, mo stacchi un attimo, poi dopo facciamo vedere il taglio, mo riempo. Ma questo si riempie così. Mette lo spazio e si mette dentro. Deve stare mettendo con l'ago che buchi la gomma. No, si ripara, si autoripara. Anzi, si potrebbe anche fare un buco. Nel caso stoppa un attimo, mo intanto riempiamo, che piano diventa meno. Finiamo di mettere il liquido. Ecco qua, messo il liquido dentro, si toglie il cacciagomme, tutto a posto. Il classico riduttore, questo mette in pressione direttamente, si mette la pressione massima perché così, questa porta 4, la mettiamo intorno ai 3,5, 4, pure sopra. Diciamo che questo è già pronto, dobbiamo solo fare la rifinitura. Le faccio cercare con me. Affidare con me. Allacciala un po', Luca. Prende un po' il laccio. Ma facci un po' mettere la gomma. Questa è la gomma. Questa. Perché è liquido, deve andare in circolo. Sì, però questo è un tubo, questo non serve quel tubo, serve solo una gomma normale, che si hanno a tappare i cuori, perché la gomma c'è almeno, poi rimane il coltello, normale coltello, anzi io l'ho modificato un pochettino la punta, si prende qui, si taglia qui, vedete, portando il bordo del coltello, essendo la gomma dura, fa da battuta, tira. No, il cerchio non si riga perché quando tu fai una o due passate, tirando la gomma si viene via da sola. E vi divertite a finire il lavoro. Il lavoro. Con 10 euro fattavamo di via. Con 10 euro fattavamo di via. 10 euro e 50 euro di pesce ha fatto la modifica. Qui questa è la realtà. Quindi se andavi
da uno qualsiasi a farti fare la maglia, ti costava 40, ti costava 40, forse vuole qualcosa, quindi, forse quindi qualcosa che cosa ci hai guadagnato col fede a te? È un amico. Invece di spendere 50 euro di modifica, 25 e 25 a gomma, spendi 5 euro e 5 euro, perché sai che 10 euro. Ma forse sta con lui che... Però dopo mi paga la cena di pesce, la cena di pesce, la cena di pesce, la cena di pesce. Ma a me la mia provincia, a me la mia provincia. Ma è un piacere, guarda. Quindi inviti pure lui, inviti pure lui. Ma non è un problema, ma vediamo tutti, vediamo tutti. E così diventa, senza che allunghiamo il filmato, eccolo qua. Il fine del lavoro. È finito. Perfetto. Non c'è niente a che dire. La gomma è normale, la prima uscita spaccherà tutto.